Saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Sventa il pericolo. Prova il tiro. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Largo per vie centrali con un bellissimo 1-2. Quando questa giocata riesce, per gli avversari difendere diventa difficile.
situazione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Azione prolungata ma possesso palla sterile, alla fine non riescono a concludere nulla con questa azione. Cerca spazio, ci prova, peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Come è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. C'è la palla lunga in avanti. Allan. La mette sulla sinistra. Vuole la profondità. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Si parte per la seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Si appoggia al portiere. Bale. Ecco che parte il cross. Cross troppo lungo, occasione sfumata. Insigne cerca spazio. Questa
subito in area. Ottimo intervento di copertura. Prova la giocata nello spazio. Lancio lungo del portiere. Ottimo pallone in profondità. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Gilles. Passaggio in avanti. Rafael interviene comodamente. Buona la profondità. Colpisce il pallone. Poteva essere l'occasione per un pari. Sa che avrebbe potuto fare molto meglio. Il suo sguardo dice tutto. Hamsik legge bene l'azione, blocca il pallone. Il portiere la calcia lontano. Diawara era ben posizionato e intercettato il pallone. Prova Kayekon, eccolo qui. Cerca il cross in mezzo. E non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Ha cercato di crossare subito per anticipare la giocata, ma non ha avuto nessun effetto. Lungo pallone in avanti. Riceve in ottima posizione. Guadagna metri. Bell'intervento. L'arbitro dice che non c'è fallo. La mette dentro. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. L'arbitro gli si avvicina e può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Commettere un fallo del genere negli ultimi minuti di una partita che stai vincendo è quantomeno ingenuo. È l'ultima cosa che doveva fare. Lancio lungo del portiere. Occhio al tiro. Palla in moto. È un gol che li rimette in parità, sfida tutta da vivere. Il portiere non poteva fare nulla contro una bomba del genere. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. La sua palla recuperata, tocco morbido, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Arriva il fischio dell'arbitro e con questo equilibrio si deve per forza andare ai tempi supplementari. È stata una partita combattuta, tutto sommato il pari mi sembra il risultato più giusto. Si chiude qui, ma siamo ancora in equilibrio dopo 90 minuti. Parità fra queste due squadre. E si parte. Bella apertura. Bella anticipo, pericolo sventato. Albiol. Prova a verticalizzare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tocco morbido. Prova a servire il compagno sulla fascia.
passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Hamsik la mette in avanti, prova la giocata nello spazio, grande movimento nello spazio, lungo passaggio in avanti. C'è fallo. Cerca spazio. Prova la giocata di misura. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Può andare. Cerca il tiro. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Fischio dell'arbitro, finisce il primo supplementare. È stato un incontro davvero interessante e ci aspettano altri 15 minuti di pura adrenalina. Eccoci qui, il secondo tempo supplementare, tutto in un quarto d'ora. È il momento decisivo. Prova il filtrante. Berardi. Bale. L'arbitro non ha tutto l'intervento, adesso è inevitabile, arriva anche la sanzione, cartellino giallo per lui. Si fa trovare pronto. Raul Albiol, di forza. Intervento al limite, non mi è sembrato regolare. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Il portiere la caccia lontano. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. La mette sulla fascia. Passaggio troppo profondo, palla persa. C'è la casetta. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Pallone morbido verso la fascia. Si avvicina alla porta. È tutto solo là davanti. L'arbitro sa il cartellino, simulazione. Di certo non poteva sperare di farla franca. L'arbitro era posizionato bene e ha visto tutto. Il Napoli ha adesso due. L'arbitro fischia, è finita. E adesso le emozioni dei calci di rigore. Nessuna delle due squadre è riuscita ad ottenere la vittoria. Ora dal dischetto anche la stanchezza può essere decisiva. Berardi tirerà per primo. Segnare il primo rigore è fondamentale. 1-0. Freddissimo, alle spalle del portiere. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Stupenda parata del portiere.
portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Ha spiazzato il portiere, no problem. E ora sono in vantaggio di due reti. Devono assolutamente reagire. Non hanno alternative. Adesso si può solo segnare. Alla destra del portiere. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio. Portiere spiazzato, palla dentro. E il loro vantaggio raddoppia. Sono sotto di due gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Segnando questo rigore possono portare a due il loro vantaggio. Parato, grande salvataggio del portiere. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo. Per il bene... Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere! Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Stiamo a vedere se ce la fa, la partita è finita. Sì, un rigore che vale la vittoria. È un grande risultato. Volano in semifinale grazie a una grande partita. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio e questa squadra ha dimostrato di averne in abbondanza.